la situazione più incredibile, incresciosa, verrebbe da dire, riguardante l'ex cantiere Privilege. Lei lo aveva annunciato, ha detto il 26 io vengo in cantiere, se non trovo nessuno avvio la procedura di revoca della concessione. Lo ha detto e lo ha fatto. Ma la Koenig cosa dice? Perché noi non riusciamo a parlarci. E dice tante cose in realtà, e quindi avendo varie fonti e varie versioni, io a un certo punto dovevo discernere il grano dall'olio e abbiamo dovuto fare una scelta. Io avevo dato, credo anche con una discreta disponibilità, oltre 10 mesi di tempo per venire avanti con delle proposte. Peraltro loro nel periodo estivo avevano fatto anche delle affermazioni, come dire, importanti, significative, con degli impegni rispetto al personale che avrebbero assunto, alle cose che avrebbero fatto, che io avevo prima facie preso per buone. Non hanno fatto quasi nulla di quello che mi avevano, fra virgolette, non tanto a me quanto all'amministrazione promesso. E io, vede, sono stato abituato a valutare le persone e o le imprese dalle cose che fanno, non da quello che mi dicono. Passati 10 mesi, non avendo visto un passaggio significativo, poi con qualche ulteriore, se vuole, elemento dubbio, no? Nel senso che fatalità, ci chiamano a pochi giorni dalla scadenza e dicono sì, però adesso noi abbiamo una nuova trattativa in corso, quindi ci serve altro tempo. A me non interessa, sinceramente. Noi abbiamo un'area pregiatissima in porto, con un livello di attrezzature e di opportunità e di possibilità molto alto. Se si riesce a garantirlo attraverso Privilege, ben venga, se non si o il cantiere, insomma, Koenig, ben venga, se no noi ce lo riprendiamo, perché il compito principale dell'autorità di sistema portuale è quello di valorizzare il demanio marittimo portuale nel migliore interesse pubblico. Non e che cosa solo... ci fate? Se dalla, e lui, guardi, paradossalmente lì è uno dei pochissimi posti in questo porto dove, senza voler esagerare, ho la coda fuori dalla porta di richieste. Ci sono varie ipotesi, ci sono ipotesi relative sempre ad attività cantieristica, ma con player molto seri e molto qualificati. Ci sono, le aree sono molto grandi, non necessariamente tutte debbono finire in quella direzione. È vero che c'è una destinazione d'uso ad uso cantieristico, però è anche vero che si possono fare varianti al piano regolatore piuttosto che ATF, calcolando che si sono persi 5 anni e qualche mese in più per fare una variante, non credo sia un problema. A questo punto quindi Koenig è definitivamente andata, cioè la possibilità di riprendere quel cantiere navale non c'è proprio più, o c'è ancora uno spiraglio? Allora, le procedure della revoca prevedono che abbiano il tempo per fare delle controdeduzioni. Hanno tempo fino al 2 di novembre, che peraltro è abbastanza evocativa come data sul calendario. Se ci presentano adeguate pezze giustificative e ci presentano petizioni di principio, ma vere azioni concrete, hanno la possibilità che la procedura di revoca della concessione venga eventualmente sospesa piuttosto che ripresa in considerazione. Altrimenti, signori, non le faccio io le regole, e ognuno quando prende una concessione si prende anche una buona dose di responsabilità e di doveri, non ci sono solo diritti. E quello succederà, quello che è previsto per tutti, oggi a Koenig, domani a qualsiasi altro concessionario che non dovesse fare quello che è previsto che faccia. Bentrovati a tutti ad un nuovo appuntamento con Network. Come avete sentito dal servizio che è andato come introduzione dalla voce del presidente dell'autorità di sistema portuale Pino Musolino, si parla di Privilege, si parla di questo cantiere che non è mai decollato e per il quale l'autorità portuale ha avviato la procedura per revocare la concessione demaniale. Ma c'è qualcuno che già da prima dell'arrivo di Pino Musolino sosteneva che questo cantiere non sarebbe mai partito, questa barca a mare non ci sarebbe mai andata, ed è qui con noi ed Enrico Luciani. Ciao Enrico, ben trovato. Buonasera a te e telespettatori. Lo conosciamo Enrico Luciani come storico presidente della compagnia portuale, da qualche mese sei invece a capo della CILP, poi vedremo bene di che cosa ti occupi nel dettaglio, ma intanto hai sentito Musolino. Certo. Queste cose tu le dicevi da tempi non sospetti, perché questa barca non sarebbe mai arrivata a mare?
Ma perché credo che ormai siamo di fronte alla cronaca di una morte annunciata, ma da tempo, cioè da ormai, come dicevi te, lo diciamo fin dall'inizio, che questo progetto non era un progetto credibile per mille ragioni, ma soprattutto voglio dire per un fatto che qualcuno conosce. Io so che già dall'epoca giravano dei dossier sull'operazione che qualcuno ha in qualche maniera segretato o qualche cosa del genere. Però poi alla fine i fatti hanno dimostrato che quelle voci potevano essere fondate e sono fondate, perché quella costruzione non è, almeno a giudizio di molti, dei più, non è altro che una lavatrice, una grande lavatrice dove sono passati fiumi di milioni di euro e sono stati puliti. Sono stati puliti milioni di euro delle banche, banche che hanno dato finanziamenti a fallimenti, a fallimento annunciato, nessuno si accorge di niente, anche perché un po' questa è la città dove tutto è possibile, no? Non lo capisco perché, però è la città dove tutto è possibile. E tra l'altro si diceva, scusa Enrico, che se quella barca, l'intenzione era quella di vararla, di portarla a mare, non si sarebbe messo il cantiere così distante dall'acqua. Di solito i cantieri navali stanno a ciglio banchina, come si dice. Questa già era un'anomalia, però esisteva un sistema per far arrivare Ma questo so yacht di lusso nell'acqua. Cristi, quello che è evidente è che quello hanno fatto soltanto, hanno buttato fumo negli occhi alla gente perché il cantiere, i capannoni, la chiusura, tutta questa roba se non è servita altro che a dare l'impressione che fosse una cosa seria. Ma una cosa seria non è, perché un cantiere ha bisogno dell'acqua, un cantiere ha bisogno di avere il bacino dentro l'acqua dove si costruisce la barca, la nave, invece qui siamo a terra e per portare una barca di quel genere lì a mare io vorrei vedere quello che succede. Comunque sia oggi il morto sta sulla barra, si dice, ormai è fatta. Io credo che non c'è più tempo da aspettare, anche perché stiamo parlando di 11 ettari di terreno pregiato, un terreno che serve al porto. Io qui mi interrogo, no? Non è che interrogo solo il presidente Musolino È stato molto vago, ha detto studieremo che cosa farci, quelli ma sono dei quadri preziosi, ma ci avete un'idea già di Io cosa? penso che cosa farci non è questo il problema, perché che cosa farci lo sappiamo, lo sa il Presidente giustamente, ma lo sappiamo pure noi, perché noi abbiamo tanti clienti, che è proprio pure nel ruolo che oggi svolgo da Presidente della CILPE, che ci chiedono terreni, e ci chiedono terreni dentro il porto. È chiaro che oggi siamo in una fase di avanzamento, di sviluppo, e a volte non sappiamo dare le risposte, anche se noi siamo un porto baciato dalla fortuna, perché di terreni e retroportuali per esempio ne abbiamo molti, ma dentro il porto quegli 11 terreni sono proprio il fulcro. E per esempio mi interrogo, no, su una domanda che porrei al presidente di Confindustria, di un'industria attuale, perché quello precedente era uno dei maggiori sponsor della Privilege. E che fine ha fatto? Cioè io me lo ricordo insieme al comitato portuale quando ha difeso. Difendeva questa nuova proprietà, la proprietà della Privilege, e sponsor, oltre a sponsorizzarla, affermando che erano persone sicuramente serie. Dove sta la serietà? La serietà non c'è, su questo ci devono rispondere, A perché questo non è settembre però proprio. avevano presentato Enrico anche in autorità portuale, ne avevamo parlato anche col presidente Musolino, a settembre avevano presentato un cronoprogramma, addirittura si parlava di numero di assunti e di scadenze, quindi a partire dal 25 ottobre, poi non è successo, sappiamo com'è andata, quindi apparentemente le intenzioni sembravano buone. Musolino secondo me è stato di parola, ha detto io No, se il 25 ottobre non vedo, inizio la revoca. Mussolini è stato di parola e questo gli va dato atto e deve andare fino in fondo, giustamente. Perché io quando a settembre accadde quello che tu stavi ricordando, pensavo, e lo penso ancora, che in effetti qualcosa poteva accadere. Perché quel cantiere, a mio giudizio, gira gira, vedrà qualche cosa accadere. Che ne so, io mi immagino che quella barca, che sono tonnellate e tonnellate e tonnellate d'acciaio, messa su dei trespoli, sicuramente saranno stati progettati per reggere nei millenni, perché di questo si parla, dei millenni quella barca, quella struttura, ma io ho pure che gira e gira, potrà venire giù qualcosa, perché stanno alle intemperie, perché stanno alla corrosione, stanno a tutto, quelli sono gli agenti atmosferici e soprattutto nelle condizioni vicino al mare. E quindi pensavo che assumessero un po' di persone per mettere in sicurezza il cantiere e la barca stessa. Che
Immaginiamo se qui arriva un tornado, una bufera di vento, così come sta accadendo, abbiamo visto in Sicilia o da altre parti. Cioè, che succede? Oltretutto, oltre il danno, la beffa. E poi voglio ricordare un altro fatto che è importante. Cioè, quel cantiere è uno dei cantieri che come concessione demaniale paga meno di tutti, proprio perché è una concessione demaniale ancorata a un cantiere navale inesistente. Inesistente. Quindi basta. Cioè, basta perché noi abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di spazi e non abbiamo bisogno di essere presi in giro. Perché questa è una presa in giro. Ricordo che nel fallimento noi partecipammo. Come CPR, se Come non ricordo CPR male, noi che è una partecipammo? delle società che fanno capo poi alla compagnia portuale, Alla diciamo, CIP, alla alla CIP. CILP per chi ci segue da casa. La CPR non venne scelta per rilevare il cantiere, perché no? Perché gli altri concorrenti, la Koenig, Arrivò loro prima e la CPR no, arrivò seconda. prima, vennero avvantaggiati dal fatto di essere già cantiere navale loro. Mentre noi avanzavamo delle proposte per la logistica, loro come cantiere navale hanno avuto diciamo, un vantaggio. E oggi il vantaggio è quello qua. Insomma, credo che siamo veramente arrivati ai titoli di coda e mi auguro che il Presidente ha detto il 2 novembre non arriverà niente perché non arriverà nessuna. Ma che deve arrivare? Cioè io se quella barca In vedrò in teoria mare lo ieri, dico avevano tempo fino a ieri per fare che cosa? per fare le Ma io te controdeduzioni. posso fare una domanda, faccio giornale. Tu ci credi che quella barca va a mare? Cioè io scommetto Forse non tutto, ci credevo nemmeno prima, Enrico. bravo, io scommetto tutto quello che si può scommettere nella vita, no? Che non sarà mai Però io così. sono Di curiosa. che cosa? Riprendiamo il porto, riprende quelle aree demaniali, Sì. 11.000 metri quadrati, se non Sì. ricordo male. Ma c'è secondo me un'idea di quello che ci si può mettere lì, chi ci si può far venire, magari qualche cliente che Ma vorrebbe sicuramente, mettere dei magazzini per lo stoccaggio lì, adesso non lo so. sicuramente, sicuramente non i pannelli fotovoltaici, per esempio, no? Perché se dobbiamo diventare un porto di specchi o una città Civitavecchia di specchi, facciamo fa chi è imbecille, o a chi è compromesso o a chi è corrotto. Chi è sano di mente, non è compromesso, non è corretto, deve dire la verità. Il territorio più piccolo d'Italia, Civitavecchia, come territorio comunale, non si può permettere di regalare spazi a produzioni inutili adesso. Bene. Detto questo, L'eolico va bene a Luciani, l'eolico va bene, sì, e meno male che visto che è sta un per. argomento di questi giorni. L'eolico va bene per due ragioni. Uno, perché intanto lo fanno a mare a 30 km dalla costa e non occupano spazi di terreno. Solo una pala produrrà i 100 ettari che vogliono fare a terra. Una pala sola fa lo stesso equivalente in megawatt. Quindi chi non sa queste cose qua si informasse perché ci stanno prendendo per l'ennesima volta in giro. Ma sai perché? Perché la parrocchietta che governa questa città da una trentina d'anni ha già fatto l'opera di accerchiamento su queste questioni qua. Ma ritornando al porto. Quindi non ci vanno i pannelli su Ma io quel. mi auguro proprio di E no, che ci come. potrebbe andare? Ci deve andare il lavoro. E qual è il lavoro che viene nel porto? Attualmente noi siamo il porto delle crociere, ma siamo pure il porto dei rotabili, delle macchine, delle auto nuove, dei semirimorchi. Se questa città avesse la fortuna di avere la politica, oltre a Gino De Paolis, che è l'unico, poi non c'è più niente, dopodiché una politica che ci stesse un po' dietro, che ne so, se può, io so che il presidente l'altro giorno ha ricevuto la commissaria per l'opera, la conclusione dell'opera della Io superstrada, lo no? sapevo che andavamo a parare No, qui, eh. ma era solo per dire che se per esempio si concludesse quell'opera, quegli spazi io credo non bastano. Immaginiamo che l'ho ridetto 1.000 volte, che dai Balcani verso la penisola iberica e verso il Nord Africa partono 5 milioni di tir, 5 milioni di tir che attraversano mezza Europa. Consumo di naftalina, spreco di energia, per problemi di sicurezza, quando attraversando la trasversale fino a Civecchia, non dico 5 milioni, 1 milione, lo potremmo catturare noi, sicuramente lo catturiamo. Quindi, a parte questo, a parte un hub per le auto nuove, a parte un hub se arriveremo a vedere finalmente che invece di fare zero contenitori come facciamo oggi, altro problema di un'altra concessione, RTC, ma se facciamo veramente i contenitori, Luciani, dai, però adesso qualche contenitore arriva, qualche portacontenere. Cioè, Abbiamo anche la linea è come se tu dici, diretta con la Cina, che non ce l'ha quasi nessuno nel bravo, è Mediterraneo. come se tu dici a uno ricco, io ho 1 euro. E quello ti dice, certo, Sì, ancora. cioè noi nelle statistiche, no, nazionali, mondiali non appariamo.
Perché fare 100.000 contenitori dopo 20 anni che abbiamo il termine al contenitori è, pari, è come dire niente. È vero, ma è partita la linea quella con la Diretta Cina. per la Cina. Meno male, meno male. E noi l'altro giorno abbiamo fatto un'altra operazione con l'invito che ha fatto il presidente, grazie a noi, dell'ambasciatore libico. Stiamo cercando di aprire una porta diretta con Nord Africa, con la Libia. Che fa la CILP? La CILP come si inserisce in questo ragionamento? Perché tra l'altro c'è stato proprio di recente l'incontro tra l'ambasciatore libico e il presidente Musolino, organizzato dal presidente della CILP, Enrico Luciani. Perché? Come si inserisce? Perché noi siamo stati attraverso i nostri funzionari che si occupano dell'agenzia marittima, abbiamo già iniziato un collegamento con la Libia. Parte da noi una nave, c'è cioè una linea diretta che parte verso Bengasi, una nave a settimana, ogni 10 giorni, no? E con questo lavoro ci siamo messi in contatto con l'ambasciatore libico, che ci ha ricevuto presso i suoi uffici circa un mese fa. E da lì abbiamo fatto le nostre proposte. Che cosa accade? E qui ritorniamo, si interseca privilegi, il porto, gli spazi. Quando tu vai a parlare con gente straniera della portualità nazionale, Civitavecchia, porto di Roma, non lo conoscono. O meglio, forse sanno qualche notizia che arrivano le crociere, se vi interessa. Altrimenti neanche quella. Ma quando tu parli di merci, quando tu parli di scambio di merci, quando tu parli di porto italiano, loro la prima cosa che gli si illumina, la prima lucetta che gli si illumina è Genova, Napoli, Livorno, Veste Trieste, dall'altra parte, ma certo. non Civitavecchia. Quindi noi siamo andati a sponsorizzare il nostro porto, chiaramente parlandone con il presidente Musolino, che è stato entusiasta di questa operazione, tant'è che abbiamo parlato prima con l'ambasciatore, col presidente. Il presidente l'ha ricevuto in questi giorni, pochi giorni fa, e abbiamo avuto una grande impressione da questo incontro. Certo, adesso bisogna costruire, è un lavoro anche diplomatico, un lavoro anche, ci sono anche delle questioni anche diciamo legali, legislative, insomma, delle cose che però si possono attonnare e soprattutto far sì che Civitavecchia, immaginiamo, che cerca possa diventare la porta verso la Libia, che è un paese in espansione, un paese da ricostruire, un paese che comunque un paese Stanno ricco, riprendendo adesso, un infatti, gli paese, un pa scambi con. è un paese ricco che ha bisogno di un collegamento con l'Italia. E quindi la CILP fa questo, perché nelle nostre corde, oltre all'agenzia marittima, all'impresa, c'era volontà di far sviluppare il lavoro del porto e soprattutto di attrarre nuovi traffici. Un'ultima cosa, Luciani, saremo brevissimi. A proposito di Civitavecchia Orte, me l'ero lasciata per ultima questa cosa perché so che Enrico Luciani ha sempre sostenuto l'importanza di completare questo collegamento, questa arteria. Adesso, dopo il TAR, si sta ragionando, insomma, su modifiche di percorso che non spetta a noi dire, ma è vero che i portuali sarebbero pronti addirittura se non si velocizza un po' l'iter di completamento, di occupare le banchine, insomma, per rivendicare un diritto al lavoro? Ma io credo che questa cosa dei portuali dovrebbe essere una cosa della città. Noi siamo una città apatica, ma non solo siamo apatica perché non c'è che ne so, non c'è. Per fortuna adesso abbiamo un presidente della portuale molto attivo, ma ci dovrebbe essere una reazione. E noi saremo pronti a occupare le banchine, come saremmo pronti pure a entrare dentro i cancelli di privilege, occupa privilege, perché basta sta roba qua. Ma detto questo, quello che invece va sottolineato è un fatto di cui ti voglio dare l'ennesimo scoop. Ma già lo sai, è una notizia che io diedi già nel tempo, ma la ripetiamo oggi visto che siamo all'inizio di Pronti. questa trasmissione. Problema Civitavecchia, completamento della superstrada verso Viterbo, ferma sopra Monteromano. Il tratto in questione è sotto Monteromano, cioè bypassato Monteromano. La strada ha diverse possibilità: o la linea verde, il tracciato verde, bocciato oggi dal TAR, bocciato poi con ragionevolezza dal TAR, io voglio dare anche questa notizia, perché il TAR che dice? Per
Prima avete fatto inserire questo territorio nel SIC, Le zone protette. nelle zone protette, nell'agenda Natura 2000 europea, tutta sta roba qua, poi mi dite che ci volete mettere una strada. Se quella strada avesse solo quella possibilità di tracciato, è chiaro che il TAR avrebbe detto di sì, ma il TAR dice avete altre possibilità, sfruttate le altre, che poi costano di più, a me non mi interessa. Non credo che sia solo un fattore di costi, ne avevo parlato a suo tempo con il commissario Sì. straordinario, anche una galleria, perché il percorso Aspetta. Viola avrebbe tante gallerie e sono No, altrettanto, forse più impattanti di un viadotto. allora, diciamo, la parte finale, quella che abbiamo detto che adesso è ferma, bocciata dal TAR, e quindi dovranno trovare una soluzione. Strano che non l'hanno trovata prima, perché il TAR avrebbe detto così, non Enrico Luciani, ma un ingegnere, ma uno che sa, Si poteva ipotizzare. no, lo doveva ipotizzare ovviamente, ma noi abbiamo già, con il nostro sempre consigliere Gino De Paolis, abbiamo già avanzato una proposta che è quella che va accolta subito. Io spero che il presidente Musolino la faccia sua e la spinga. Dobbiamo attraversare Monte Romano, perché l'attraversamento di Monte Romano è lo stesso, al di là del tracciato che si sceglierà dopo. È un percorso che varia solamente dopo l'archetto di Monte Sì, Romano a perché Monte scendere. Romano verrà attraversato, da quello che mi ricordo io già da quando ero consigliere regionale, presidente della Commissione dei Trasporti, con 1 chilometro di tunnel, insomma, di galleria. Quando esce da quest'altra parte, si va a collegare a quella rotonda che è nuova, che è sopra la Turchina, la macchia della Turchina. Quindi tu già avresti risolto un bel po' dei problemi. Perché i problemi si generano sia di sicurezza, di inquinamento, nell'attraversamento Altrimenti, della città e certo. paese di Monte Romano con l'archetto che è un imbuto. Luciani, speriamo che la prossima volta che torni ospite qui da noi a Network ci saranno buone notizie, almeno sulla Civitavecchia Però è Orta. importante questo passaggio ultimo che abbiamo fatto, perché se parte almeno questo. Però di questo hanno parlato il presidente Musolino con la commissaria Coppa, che tra l'altro ha invitato ad essere ospite qui da E noi tu appena rifatti questa possibile. domanda qua, perché l'ANAS, no, ti dico così, l'ANAS non ha voluto accettare questa proposta, perché dice io devo prendere il pacchetto completo, cioè devo completare tutta la strada, perché ha paura che se fa solo la. Quel rischio Ma c'è però. intanto per quel rischio non ci deve importare, ragazzi, perché noi già abbiamo attraversato Monte Romano, significa che tu i camion non li fai fermare quell'imbuto, no? Comunque camminano, cioè durante l'attraversamento Certo. dall'Aurelia fino a sopra la Turchina andranno a Io 60. sono scettica, parliamo di una strada di cui si parlava che era importante prima ancora che nascessi, quindi e cominciano a essere parecchi anni. Ma io mi sa che ero nato. Ma da poco. Grazie a Enrico Luciani Ciao, che come grazie a voi. sempre ci fa compagnia e ci dà molte informazioni, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buona serata. Appuntamento con il prossimo network. Buona serata.